Formiche dentro le scarpe. Eccoci di nuovo alle prese con i droni. Questo drone mi è stato dato sempre da Michele, che già avevamo fatto un video in precedenza di un drone molto economico, di cui vi lascio il link qui sopra, andateci a cliccare per vedere quel video. È sempre un drone della categoria economica, perché comunque i droni professionali chiaramente sappiamo che stiamo sopra i 1000 euro, ma questa è un'altra storia, perché comunque questo drone è specificato ad avere il 4K, gimbal stabilizzato, motori brushless. Diciamo che sembra a prima vista, senza provarlo, un drone che possa avere delle funzioni molto molto interessanti, ma dobbiamo andarlo a scoprire, quindi andiamo a provare con questo sfondo, con questa casa diroccata. Non vedo l'ora di farci girare attorno a questo drone, vediamo come andrà. Quasi dimenticavo, iscrivetevi al canale qui sotto e accendete la campanella solo per avere una notifica che è uscito il mio video. Niente di più. Allora, prima di ogni cosa andiamolo ad aprire con le sue bellissime eliche, molto pratico per da riporre. Ha anche piedini, che noi di solito dobbiamo andarli a comprare in maniera separata. Perfetto. Adesso vado a prendere il telefono. Ho dimenticato lo smartphone. Noi dobbiamo andare a scaricare l'applicazione C-Fly, di cui vi lascio anche il link in descrizione se lo volete. Allora, come primo collegamento, diciamo che non è dei più semplici, però ce la possiamo fare. Prima di ogni cosa dobbiamo mettere in modalità aereo, se no lui non si connetterà. Andiamo nell'impostazione del wifi e dobbiamo accendere, prima sempre accendiamo la rice trasmittente, dopodiché andiamo qua dietro, clicchiamo due volte e fa questa bella musichetta, molto particolare questa cosa. Perfetto, dopodiché dovrà apparire qui nelle impostazioni del wifi, dovrà apparire il nostro drone. Eccolo qua, l'ho trovato, si chiama Ground 1B7 bla bla bla, quindi clicchiamo, lui si è connesso, torniamo all'applicazione, dopodiché rientro nell'applicazione, faccio check, lui fa la connessione, ecco mi è apparso start, drone controllato dal telecomando, perfetto, ci siamo online. Adesso c'è un po' di sole, quindi è un po' complicato vedere, però ce la faremo. Ok, è partito. Io lo terrò stabile. Ah, chiaramente lo sto tenendo molto basso perché noto con difficoltà che tende a spostarsi. Adesso lo alzo un pochettino così lo vedete.
tende un po' a spostarsi. Io adesso non lo sto toccando, così in overing sembra funzionare abbastanza bene, però devo dire che nella fase di tornare indietro si muove molto lentamente, è più facile che vada avanti, quindi quando deve frenare è molto difficoltoso. Io adesso ho la manovella tutta indietro e fa molta fatica, devo dire, a tornare indietro, ed è una questione un po' pericolosa, perché se uno sta andando verso un ostacolo a fermarsi comincia a essere molto difficoltoso. Io sto andando tutta all'indietro e non va, perciò l'idea sarebbe quella di girarsi. Allora io tendo a non andare troppo lontano, perché sennò rischio di non riuscire più a controllarlo, perché non torna bene indietro. Devo capire se c'è qualche impostazione che mi aiuta in questo senso, perché devo dire che lui tende a muoversi, come vedete io non sto muovendo, io lo sto tenendo qua vicino, ma lui tende a spostarsi, perciò diamo un'occhiata alle impostazioni. Ok, dopo aver rifatto una calibrazione della bussola ho provato a cercare altre impostazioni e non ce le sono, quindi andiamo a provare così, in questo modo, quindi andiamo. Ok, ha sempre difficoltà ad andare indietro. Io lo posso alzare, vi faccio vedere un po' meglio. Perché per girare sì, lentamente gira, molto lentamente, infatti cerco di tenerlo in modo controllabile, mi viene leggermente difficile. Allora devo dire che come video, vi faccio vedere una registrazione, come video sembra quasi niente male, comunque 4K dice di avere, ma adesso magari lo testiamo, ma come video sembra ottimo. È il controllo che ho difficoltà, perché se io adesso tendo ad andare verso destra, questo è il massimo che riesce a fare, se vado verso sinistra questo è il massimo che riesce a fare. Proviamo a fare sto benedetto smart track, che sta rendendo la cosa un po' complicata, perché non riesco a farmi vedere. Vediamo un po', facciamo così, track, selezionare un oggetto, io provo a selezionarmi, vediamo un po', rimani giù, track, selezionare una posizione, sì, si sta muovendo, sembra che si stia muovendo, vediamo un po' come reagisce. Si è girato verso di me, però se gli vado un po' contro, niente. Allora, che dire, questo drone, come avete visto, fa abbastanza fatica a muoversi con i comandi. Diciamo che non è un drone che consiglierei, perché è molto complicato comandarlo. Infatti io, pur avendo utilizzato dei droni molto più economici, devo dire che è stato molto più semplice controllarli, probabilmente dato dal fatto che questo drone difatti non ha riscosso, diciamo, successo. Anche se la nota positiva che posso dare a questo drone è la camera, perché secondo me la camera, hanno montato una bella camera su un drone davvero economico, anche se ha i motori brushless, funzionano molto bene, devo dire che vola molto bene, ma è appunto la sezione, il comparto controllo, devo dire che non è dei migliori.
sicuramente con degli aggiornamenti lo andranno a migliorare. Autonomia batteria arriva fino a 20 minuti, difatti io l'ho utilizzato parecchio. Adesso, mentre voi avete visto solo qualche spezzettone, ci siete a vedere molto, quindi questo video diciamo che è fallito perché non siamo riusciti a controllarlo e non siamo riusciti ad andare a fare un giro quella casetta diroccata, ma vi prometto che a breve uscirà un video con il drone della Xiaomi e ho una sorpresa per voi, perché ho trovato il modo di controllarlo in modo FPV, un drone che non è dotato di questa tecnologia di avere un visore FPV, ma l'ho trovato, e quindi nei prossimi video, appena mi arriverà appunto, vedremo questo. Quindi, che dire, mi dispiace non avervi fatto un video interessante con questo drone, ma sicuramente ce ne saranno dei prossimi. Quindi non dimenticate di iscrivervi al canale e mettete dei commenti qui sotto se ce l'avete, se avete qualche consiglio da darmi su questo drone, io sicuramente vi scriverò. Con questo trapanare di case, di ristrutturazioni, io vi lascio al prossimo video e ciao.